Bene, professore, ora che abbiamo espulso Sahara e smantellato il Y-Lab, non ci resta che eliminare anche Valerio Notti e il Club FNY. Sì. Li detesto, sa? Ficcano sempre il naso dove non dovrebbero. Ah, non vedo l'ora di schiacciarli con queste stesse mani. Annientare gli umani sono del loro stesso potere, un piano niente male. Se dovesse fallire, però, sarebbe uno spreco bello e buono. Tranquillo, non fallirà. Un'invasione con tutti i crismi. Sono colpito dal vostro genio, signora. Ora però vorrei vedere un po' di questo potere terrestre. Adesso, non vorreste giocare ancora un po' con gli umani prima? Non ho capito, scusa. Pensi che io stia giocando? No, però vedo qualcosa di diverso in voi ultimamente. Cosa? Oh, non fateci caso, ad ogni modo continuerò a monitorare la situazione. D'accordo, ma ora lascia che ti mostri il mio nuovo adorabile potere. Un nuovo potere, non vedo l'ora. Ecco qui. Ricarica completata, mia signora. Chiamatemi quando avrete bisogno. Oh, lo farà sicuramente. Scusate, che cosa è successo? Ad ogni modo, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch Academy Y. Nello scorso video ne sono successe un po' di tutte. Ad esempio, Sara ha lasciato l'accademia e Calixta abbiamo scoperto che è in realtà controllata da un potere superiore, parrebbe dagli alieni. E sì, abbiamo scoperto e sconfitto il male che albergava nel secondo monolite Y, tutti quegli yokai, quei tenebrosi, non yokai, quei tenebrosi che infestavano il secondo monolite, abbiamo liberato Cielo e Spirito e non ne abbiamo più saputo nulla. E alla fine dello scorso episodio arrivava a scuola una nuova ragazza. Buongiorno Club FNY, spero che stiate tutti bene. Ci siamo tutti a quanto pare. Oh, salve signor presidente! Ah, ti serve qualcosa, sei qui per rimproverarci. Ma stai buono. E io so cosa vuole, c'è un altro mistero da risolvere, vero? In realtà mi sa proprio di sì. Scarlatti, ho bisogno del tuo aiuto, potresti concedermi qualche secondo? Cosa ha bisogno di me? Caspita, ora sì che sono curioso. Dici tutto, Valerio. Vorrà affidarti qualche compito, tipo raccogliere le monete cadute per terra. Bella questa, fratello. No, ma che dici? Non si tratta certo di questo. E poi, che andrebbe di raccogliere le monetine cadute per terra? Beh, che cosa le serve? Ho bisogno di contattare la banda. Cosa? Se non sbaglio, fino a poco tempo fa era dalla loro parte. È vero, ma ho tagliato i ponti con loro già da tempo, fanno parte del passato. Mi dispiace, ma non credo di poterti essere d'aiuto in alcun modo. Allora rispondi a questa domanda. Cosa mi sai dire del loro capo? Il loro capo? E chi sarebbe? È uno degli studenti più temuti di tutta l'accademia. Si chiama Tristano Terzi. Lui e i suoi si ritrovano sempre alla palestra dopo la scuola. Sì, e sono conosciuti per non rispettare alcuna regola dell'istituto. Inoltre, Tristano non vede di buon occhio i membri del comitato. Per lui conta solo sottomettere gli studenti al proprio volere. Anche usando le maniere forti, dicono che sia un capo eccellente. Bene, allora, visto che lo conosci così bene, sarai tu a parlarci. Cosa? Ma Valerio potrebbe essere molto pericoloso! Non andarci, Leonardo! Se ti rifiuti, ti darò 100 yen! 100 yen? Fai sul serio, fratello! Se accetti, io ti darò 200. Anzi, no, 500! Basta, smettetela! Il problema qui è un altro! Signor Presidente, perché vuole entrare in contatto con la banda? Devo dirgli la verità, solo così potrà riacquisire i loro ricordi. D'accordo, vi dirò tutto. Dunque, non molto tempo fa voi avete affrontato degli alieni. Ovviamente loro non credono di aver affrontato degli alieni, è ovvio. Non credo di aver capito. Quindi noi abbiamo combattuto contro degli alieni che avevano esercitato un controllo mentale sulla polizia studentesca, diventando così all'improvviso seguaci di questa Calixta. E poi, come se non bastasse, ci hanno anche cancellato la memoria.
Incredibile, non mi sarei mai aspettato tutto ciò. Però in effetti, ultimamente ho la sensazione di aver scordato qualcosa. Gli alieni sono molto potenti. Se non facciamo qualcosa... Ho capito. Se non interveniamo faremo la fine della polizia studentesca. Quindi è per questo che vuoi chiedere aiuto alla banda? Ah, dannazione, con una storia così non posso rifiutarmi di aiutarti. Lo prendo come un sì. Grazie, Scarlatti. Ti avverto però, stai sempre in guardia con quelli là. Per la banda le regole della scuola sono solo un mucchio di parole. Se è così allora dovremmo insegnare loro un po' di grammatica. Dopo aver stirato un po' sono sicuro che le capiranno anche loro. Ma che dici, G. Bastiano? Hai frainteso di nuovo il senso. Sei davvero incorreggibile, amico. Sì, su questo non posso darti torto. Ad ogni modo direi di andare subito nel covo della banda. Ottima idea, Comanuel. Let's go, gente! Prima però abbiamo due studenti qui nella nostra sede che ci aspettano e ben due gocce come ricompensa per i mi piace ottenuti nello scorso video. Martin e... Oh, Martin, allora è di livello 4 adesso, Martin! Vieni qua, amico mio! Livello 4! Come livello 3? E lei livello 2? Sì. Questa è una missione molto importante, a dire il vero. Guarda qua. Salve, avete una medaglia per me? Se me ne porterete una potete crescere e diventare grande. Lui vuole diverse medaglie in realtà, non solo una. Però ci dà anche delle belle ricompense. Appena arrivati alla sede del nostro club, Cielo Spirito ci ha chiesto di aiutarlo a crescere. Chiediamogli di più al riguardo. Dai. Su serio mi aiuterete, grazie mille. Lui parla come un bambino piccolo. Infatti la scorsa volta Matteo ha fatto che carino parla come un bimbo piccolo. Se mangi una medaglia crecco, ma non posso mangiare tutti, sapete? Dovete portarmi una medaglia che posso mangiare. Ora, per esempio, ho proprio voglia della medaglia di Biscia Splendente. Trovatela e portatela a me. Ciao. Va bene, la medaglia di Biscia Splendente credo di avercela già, giusto? Che bello, ne avete trovata una. Tieni, mangia pure. Biscia Splendente... Non credo che cambi qualcosa quale gli diamo. Però diamogli il livello 42, dai. Facciamolo contento. Ha messo le braccine. Ma che... C'è lo spirito, sembra cresciuto. Caspita, ci è voluto poco. Dobbiamo continuare così. Fantastico, questa sigla è una sorpresa. Ve l'avevo detto, no? Ora sono ancora più grande. Però non parli ancora bene, c'è lo spirito. Quale altra medaglia ti serve? Elefantessa innamorata. Sì, che bello, ne avete trovata una. Prendi qua. Livello 4. A parte che non la uso quell'altra, ma comunque. Quindi ora immagino metterà delle zampine. Probabilmente, oltre a quelle qua sopra. Eccolo! Eh sì. Avete visto? È cresciuto ancora. Mi chiedo se mangiare le medaglie funzioni anche per me. Non credo proprio, fratello. Ah, sei troppo divertente. Ah, quindi era una risata. Sembrava un ah. Però non c'era il trattino, sì. Rancoragno indaco. Tieni, per te. Mi ricordo che la scorsa volta non le avevo tutte. Che strano. Ora invece, a parte che ho combattuto tanto. Ho fatto molti più incontri di quanti non ne feci l'altra volta, durante il primo let's play. Meraviglioso, è cresciuto ancora! Caspita, certo che visto da vicino fa un certo effetto, incredibile. Interessante, sembra che Cielo Spirito stia acquisendo una forma più definita. Sì, hai detto bene. E sembra anche che stia imparando a parlare come si deve. Molto bene. Credo che gli manchi almeno un'altra medaglia. Jiangxi... Spiritico, potrete trovarne uno nella missione un pericolo chimico. Vediamo un po'. No, ne manca un'altra se non erro, vero? Vediamo un po' come diventa. Ah, sono messa la giacchetta. Bravissimo. Guardate, ora è diventato un gatto. C'è qualche problema, ragazzi? Che succede, amico? Wow, si esprime molto meglio di prima. Ti ringrazio. Ma? Caspita, non mi aspettavo un cambiamento così radicale. Eh no. Ne manca una, dai. Quale vuoi ora? Zombie pallido. Ne ho trovata una. Tieni, mangia. Usufruiscine. Solo una. Titanio. Attacca con tecnica magistrale e difesa personale. Ah, quella è solo la sua. Questa è roba mia. Solo per me.
Dai, mangiati anche questa e ci siamo. Ora gli viene un bel ciuffetto, sbarazzino, bellissimo. Eccolo qua. Oh, wow, sembra che Cerespirito abbia raggiunto la sua forma finale. In realtà non è così. Ah, quindi ne manca un'altra per il ciuffetto. Questo non ha importanza, stai crescendo, no? Gibastiano ha ragione, assomigli sempre di più a un gatto. Si è messo l'eyeliner, però. Questa dovrebbe essere l'ultima. Spettro tetro. Ritorno al monte inceneritore. E anche questa medaglia è stata presa, quindi ora dovremmo esserci. Let's go! Ho semplicemente trovato la medaglia e poi ho lasciato perdere la missione, ho fatto abbandono. Quindi, dato che ti lascio gli oggetti che hai raccolto, meglio così. Dai, fammi vedere sto ciuffino sbarazzino. Potrei continuare con le rime, ma no. Eccolo qua. Bello. Sembra più un corno, ma comunque. Guardate, il suo aspetto è cambiato ancora. Eccomi qui. Questa è la mia forma finale. Quindi ora smetterei di crescere, ho capito bene? Beh, allora, piacere di conoscerti. Il piacere è tutto mio. D'ora in avanti vi metterò a disposizione il mio potere. Fantastico, non vedo l'ora. Però è difficile che immaginare fino a poco tempo fa eri una melma. Prendi, Gibastiano, questo è per te. Eh sì, è proprio cresciuto. Ah, eccolo qua, stregone azzurro. Lui è bellissimo. Non ci credo, una mia trasformazione. Questo vuol dire che ci saranno altri eroi tra noi. Meraviglioso. Coraggio, prova ad evocarmi, avanti. D'accordo, trasformazione. Blue Moon, stregone azzurro. Stregone azzurro è qui, la mia luce brillerà su di voi. Uno spadaccino, un cowboy, ora uno stregone, fantastico. Ben fatto amico, sembri davvero in forma. E dici un po', sai già usare qualche tipo di magia? Mi dispiace, ma per questo dovrete aspettare una battaglia. Proprio così, sarete testimoni della mia magia. Che cambiamento, non assomiglia per niente al solito Gibastiano. Beh, che dire, benvenuto tra noi, stregone azzurro. Quindi, Stregone Azzurro l'ha fatto crescere anche mentalmente? Wow. Beh, punti esperienza, un bel po' di soldini che non è che servono tanto. Il segreto della banda. Beh, direi di cominciare un minimo questa missione. Si trovano qua loro, alla palestra. È il loro ritrovo segreto. Che mi sapete dire di questa banda? Tu non dici niente? E te pozzino. Ah, tu c'hai la missione addirittura. Che missione c'hai tu? Te lo scordi per una moneta poi. Ma che cosa? Sei un pazzo criminale. Eccoci qua dunque. Social Club. Club per gentiluomini, immagino, eh? Gentiluomini di un certo peso. Inizio missione, ma così? Hello guys! Botte anche per voi? Niente, voi non menate? Ah, stanno là sotto i nemici da sconfiggere. Si chiamano tutti quanti banda. Ma tipo un nome? Un collettivo? Un collettivo religioso! Predicano la violenza! La violenza passiva! Ah sì! Botte per tutti allora! Per me soprattutto! Ho capito! Tranquilli! Arriva subito il vostro castigatore! Toh! Eccone un po' in meno, va! Oh, basta un po'! Allora! Che bisogna fare qui? Dove siete? Chi è qua? Chi è che fa ancora danno? Via, uno e due. Ce ne sono altri? Perfetto, allora, onda d'urto! E assorbi Demoner! Che nome. Ma dov'è sta gente che me ne... Ci voglio tutti quanti in un posto solo, così posso prenderli tutti insieme. Ma che vuoi tu? E via! Chi ti ha chiamato? Oh, allora. Tu pure, no, ci sta pure per te. Questo gira, fa giro tondo. Che fa spin me round? È morto pure lui. Ma no, non è che muore, però, insomma. Va, se ne va a dormire. Ok, prendiamoci i soldini. Ecco qua, un bel pacco di soldi. Dov'è? Dov'è? Che bisogna andare? La corda? Ok, saliamo quindi ora. Oh yes.
sono qui. Siamo qui per incontrare Tristano Terzi. Sapreste dirci dove si trova? Ma tu sei il presidente del comitato studentesco. Che diavoli ci fai qui? Beh, vedete di smammare. A Tristano è molto impegnato. Oh, a quanto pare ci deve essere stato un piccolo equivoco. Come? Sì, beh, la mia non era una richiesta, ma un ordine. Tranquilli, fratelli, fateli pure passare. Se il presidente vuole incontrare il capo, chi siamo noi per dire di no? Ma... non starete per caso disobbedendo agli ordini del capo, vero? Ma che ti prende? Stavi facendo un po' troppo il gradasso. E ho preferito rimetterti al tuo posto. Quel tipo sembra davvero pericoloso. Che paura. Prego, venite pure. Se cercate il nostro capo, si trova poco più avanti. Vi faccio strada. Grazie. Il presidente del comitato studentesco che mi ringrazia. Oh, quale onore. Bene, andiamo. Guarda, guarda, il presidente del comitato studentesco e il club FNY si sono uniti. Questo è il capo della banda. E c'è anche quello sporco traditore di Leonardo. Come te la passi, amico? Dimmi un po', hai trovato i soldi per le tasse scolastiche alla fine? Piano con le parole, amico. Leonardo sta lavorando sodo. Fermo, fratello. Non urlargli contro in quel modo. Quindi tu sei Tristano Terzi, il capo della banda della scuola? Sì, esatto. Ma cos'è tutta questa formalità? Avete paura di me, forse? Beh, comunque, che cosa ci fa qui il presidente del comitato? Andrò dritto al punto. Sono qui per chiedervi di allearvi con me e il club FNY. Cosa? Comunque avete avuto una bella faccia tosta a venire fin qui da soli. Purtroppo però devo rifiutare la tua offerta. Io opero sempre da solo. Tipico del più debole dei deboli. Come? I più deboli seguono i più forti. È questa la legge della natura. Stai dicendo che io sono più debole di te? Vogliamo fare una prova? Ma sì, perché no? Accolgo la tua provocazione. Forza, cominciamo! E va bene, Tristano. Siamo tutto per te. Ce le sta prendendo di santa ragione, eh? Ma è un po' debolino o sbaglio? C'è la seconda fase, ma ovvio. Ah, l'ha schivato, bravo. Sai fare anche altro? Ok, questo... ah, perché ho sbagliato prima. Okay. Pensavo di aver premuto un altro tasto, invece no. Cos'è, mi sbaglio i tasti dopo 20 anni, dopo 30 anni che gioco ai videogame? 20 non è giusto, sono 30 in realtà, infatti. Eccolo qua. E allora... dannazione, come ho fatto a perdere? Eh no, è che sono trasformato io. Bene, ora dovrebbe quantomeno ascoltarmi. Quindi è così, Molto bene. Se volete averci come alleati, esigo una motivazione valida. Anche se temo che niente potrà convincervi ad unirmi a voi. Un vero capo non si comporta così, soprattutto quando perde.
Secondo me, però, potresti essere più ragionevole di molti altri. Cosa? Ma che... E avete visto? Che diavolo gli sta succedendo? Cosa? Si è trasformato? Wow, dovrebbe trattarsi di un eroe a metà tra il bene e il male! Sì, però chi è stato a causare questa trasformazione? Sembra che Tristano possa avere la capacità di risvegliare un eroe! Ma quell'orologio? Non credo di averlo mai visto! Chi l'avrà creato? Cos'è successo? Mi sento del tutto diverso. Ma di una cosa sono assolutamente certo. Ho voglia di fare a pezzi qualche nemico. Voglio farlo adesso. Purtroppo per voi siete gli unici che possono farmi da avversari. Dannazione. Devono essere gli alieni, lo stanno controllando. Presto ragazzi, dobbiamo salvarlo. D'accordo, sistemiamo questa tizia per le creste. Si dice per le feste, G. Bastiano.